abitava una spiaggia di qualche centinaio di metri e l'aveva scoperta di 150 chilometri. Il direttore di un quotidiano, alla cui terza pagina io lavoravo da poco più di un anno, mi chiese di passare 2 mesi sulla riviera Adriatica per lavorare ad un assetto speciale. Una semplice scritta battuta a macchina che riportava il nome del giornale e l'indicazione del piano. Il terzo, io, salivo. Bauer. Marco Bauer, sì, lei è? Salve, sono Romolo Zanetti. Finalmente, l'aspettavo di fuori, salve. Salve, salve, benvenuto. Redazione. Però no, scusatemi, io voglio fare una riunione. 20 minuti circa di Lanessa in sala riunioni, è possibile? È possibile. Aspetta, allora grazie, ci vediamo più tardi. Sono normali, arrivano dalle città di provincia, dalla Lombardia. 1985, i riti si allargano, si dilatano. Lo spettatore deve prendersi una giornata intera di tempo da dedicare a questo percorso, a questo viaggio. Deve scegliere di fare quello e di non fare nient'altro. E dobbiamo anche assolvere ad una funzione di divertimento. Ed è per questo che lo farà ancora Zanetti. Però lo farà, se possibile, in modo nuovo, in modo diverso. Più veloce e più sbrigativo. A me interessa il loro parere sulla riviera, non sulla loro musica. Guarda che il reportage fotografico è il tuo servizio di punta. Eh sì, sei un giornalista d'ora in poi tu, a tutti gli effetti. I passaggi fra una tappa e l'altra sono parte fondamentale dello spettacolo stesso. Le relazioni che nascono, la fatica che si attraversa e il percorso che si fa sono una parte fondamentale di questa maratona. E quindi l'energia e la sinergia che nasce diventa parte di un rito collettivo che comprende gli spettatori e gli attori di questo lunghissimo evento. Sarà un ottimo film, sarà un ottimo film. Sarà un ottimo film. No, ma non abbiamo una lira! Quando ci siamo conosciuti all'istituto, ti ricordi? Tu mi stavi sulle palle, sai perché? Sì, perché scopavo di più. Ma soprattutto... Cavie privilegiate. Pare che questi due pazzi abbiano dato via un periodo di collette selvagge. La realtà è che avevamo appena raccolto 50.000 lire. Una vodka liscia. Parlare più dello spattinato o dell'arrampicatore sociale? Uno e l'altro, direi. E tu? Perché mi hai chiamato? Perché dopo tanto tempo? Cazzo, è mezzanotte, perché mi hai chiamato a mezzanotte? Per salutare? Io appoggiavo la testa sul tuo petto mentre tu parlavi. E io sentivo la tua voce come adesso qua nel ricevitore. Senti, ma ti va di incontrarmi? 5 anni di felicità e io ti penso ancora. E ogni tanto torno a fare l'amore con te. Non farmi migliore di quello che sono, eh? Colpa mia. Ma Rimini sta cambiando e la questione non è nata oggi, no? Senti, prendi quel piffero del cazzo e mettiti a suonare, perché io ti pago per questo, ti è chiaro? Io ti pago per questo e tutta questa gente qua paga per la tua musica del cazzo, quindi vai su e suona! Da questo momento in poi le regole del gioco sono chiare e per cui possiamo anche giocare a far finta che gli artisti non vedano il pubblico. Possiamo far finta, perché non è vero, l'avete visto che noi vi vediamo, l'avete visto che noi stiamo giocando con voi a questo gioco, stiamo giocando con voi a Rimini. E quindi possiamo permetterci adesso di fare finta, scendendo al secondo piano dell'ala nuova del museo, possiamo far finta di essere in un corridoio di un albergo, possiamo far finta di non essere qui, possiamo far finta
di non vedere voi pubblico che ci guardate. Stasera possiamo recitare la nostra scena come se voi non ci foste. Rimi, brucerà stasera! Le finestrelle, le tinte tenui, il rosa confetto, il verdolino, il celestino, l'arancio, il grigio azzurro, il giallo limone, il viola pallido e altri colori di balocchi e zuccheri filati e frutta candita. Dalla parte opposta stanno gli alberghi, un paio di nightclub, un campo da minigolf, un giardino brullo con qualche pino marittimo agonizzante, un grande viale pieno di luci, insegne al neon, tavolini dalle tovagliette bianche affacciati sul passeggio, biciclette, stormi di turisti che procedono lentamente. Striscioni luccicanti di lampadine congiungono i due lati del viale, passando al di sopra dei pini come festoni luccicanti. Non ne posso più.